L'ospite di oggi è un ragazzo bello, bravo, in gamba e canta molto molto bene. Però ti dico una cosa, secondo me a giocare a bowling è scarso. E questo è il tempo delle gatte. Matteo Setti nasce a Reggio Emilia il 15 agosto del 1972. L'ammirazione per la vocalità e la presenza scenica di Freddie Mercury scatena in Matteo la passione per il canto, tanto da diventare nel 1997 il leader della cover band Radio Gaga. Con il nome d'arte di Matt Land incide numerosi pezzi di musica dance per il mercato giapponese, 38 singoli, di cui 6 firmati Walt Disney. Come sei lontana così. L'esordio teatrale è in uno dei più famosi e longevi musical americani, Rent, di Jonathan Larson, nella produzione italiana di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Nel 2002 arriva la conferma tanto attesa con la grande opera Notre Dame de Paris, in cui veste i panni del poeta Gringoire ed è applaudito da più di 2,5 milioni di persone. Matteo Setti, grandissimo artista, uno dei più importanti protagonisti di musical in Italia e nel mondo, è stato tra i protagonisti di Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris e Des Baguettes, s'il vous plaît. Merci, merci. Grande protagonista, bravo, simpatico, spigliato di Reggio Emilia, quindi ha anche una marcia in più a livello artistico e canti da Dio. E poi la tua storia è una storia veramente da libro cuore, una storia, una fiaba la definirei, perché quando me l'hai raccontata io mi sono emozionato e commosso. Un bel giorno a Bologna nel 2000, anzi nel 99, tu vai a un locale perché dovevi fare la cover di Freddie Mercury e invece lì incontri una persona che dopo una settimana ti fa stare a New York a casa di Luciano Pavarotti. Esattamente, esattamente. E quindi sì, si è aperta questa parentesi della vita dove è stato il punto di partenza definitivo, e definitivo in quanto l'inizio veramente della mia vita musicale, e da lì ho deciso che sarebbe stato per sempre, quindi finalmente realizzavo il sogno di fare il cantante per la vita. Almeno oggi non facciamo figuracce. Sto in forma smagliante, Matteo. Ok. E quindi il grafico, sì, ti dice andiamo a New York da Pavarotti, da Luciano Pavarotti. Tu inizialmente pensi fosse una boutade, qualcosa di inverosimile, e quindi ti porta lì. Tu hai conosciuto Luciano Pavarotti. Sì, esatto, insomma, chiaramente prima di arrivare a New York ci sono stati un paio di provini a Modena, alla Pavarotti and Friends, e poi sono arrivato a New York e la prima cosa dopo aver appoggiato le borse è stato immediatamente andare a conoscere Luciano Pavarotti a casa sua. E se devo dirti quello che ho detto, non ho detto nulla, perché come hanno aperto la porta e eravamo tutta la compagnia, ci hanno presentato il maestro Pavarotti e è stato... niente, lo guardavi e basta, perché sembrava una cosa non vera, non poteva essere vero, insomma. Io fino a pochi giorni prima sì, cantavo nei pub, come dicevi tu, ma la mattina ancora lavoravo come metalmeccanico 4 ore la mattina per permettermi di fare le prove e essere catapultato là. No, guarda, mi ricordo che camminavo per New York i primi giorni e mi dicevano tutti di tirare sulla testa, perché io camminavo con le mani in tasca e testa verso il basso, non guardavo neanche dove andavo, era proprio... Era ancora, in un'altra dimensione. Sì, ero ancora nelle campagne di Reggio Emilia, la grande. È stato un trampolino di lancio fortuito, mi hanno aiutato, ho cercato di andare più veloce possibile per poter mantenere questa parte, però è arrivata subito questa occasione che ho cavalcato,
un po' a fatica, era un cavallo abbastanza imbizzarrito, però da lì dopo mi ha fatto avvicinare definitivamente ad affrontare cose sempre più serie. Allora, tanto furor a livello artistico, speriamo che a livello insomma di bullying vada peggio. Dovrò capire bene come funzionano i... No, tu non devi capire, devi tirare e basta, e devi tirare pure male. Vai, vai, mamma mia che tiro, non ci credo. Non ci posso credere, non ci credo. Stessa storia, no? Adesso andare a prendere quello da solo, però il casino è quello. No, adesso non devi prenderlo assolutamente, perché così siamo 9 pari e mi sembra anche giusto cominciare con un bel pareggio il primo tiro. Allora, speriamo bene, perché lo vedo molto forte. Mi sono sbilanciato, ma mi sa che... attenzione, liscio! Bene! Diciamo che il grande successo, ovviamente, arriva con Notre Dame de Paris. Sì. Io l'ho visto, ti ho visto, e avevi una parte bellissima, Gringoire, che era oltretutto un personaggio vero, che è esistito veramente, un drammaturgo, un poeta francese, molto conosciuto. Una parte molto poetica, molto romantica, tante culture mischiate, un'esperienza bellissima che è durata tanti anni. Parlavamo prima anche di una cosa molto bella che mi hai raccontato, comunque il fatto che lavorare lì dentro è stata quasi a un certo punto un mondo a parte. Sì, sì, infatti è stato il mondo dentro a un mondo, perché talmente erano frenetiche le serate, la gente veniva tanto, aumentava sempre, continuamente. E quindi gli spettacoli, c'era una media, io sono arrivato a una media che poi ho fermato subito, di 9 spettacoli a settimana, e poi ho chiesto di fermare perché stavo per saltare, non ce la facevo più. Ma ve l'aspettavate un successo così grande, planetario, e soprattutto un'opera così imponente anche da un punto di vista mediatico? No, non credo che nessuno si poteva aspettare una cosa così, anche perché la Francia andò molto bene, anzi la Francia fece grandissimi numeri. Se non sbaglio ha rasentato gli 11 milioni. L'Italia fino a quel momento non aveva mai toccato neanche il milione, forse quasi avvicinati a un mezzo milione, comunque sia, Notre Dame de Paris sfondò ogni barriera arrivando a 2 milioni e mezzo di spettatori. Matteo, mi raccomando, perché inizialmente hai professato di non essere capace, poi ci sono arrivate 2 email, non possiamo dire da chi, che ti hanno sconfessato. Federazione Italiana Bowling, la prima. E ci hanno mandato addirittura la scansione del tesserino. No, io penso che sia di aver giocato a 15 o 16 anni, ma veramente... Hai giocato 15-16 anni? L'ha detto, ho sentito anch'io. Sei scandaloso, quando sei arrivato fai, no, non ho mai messo piede, 15-16 anni hai giocato. No, a 15 o 16 anni ho provato, ma veramente una roba brevissima, anche perché andai troppo avanti, ho dato una botta clamorosa, sono scivolato subito, ho lasciato stare. Mi è capitato pure a me, a 15-16 anni, la prima volta ho fatto la stessa cosa. Ecco, capito? Sì. Non era bullying però. No, però era quella l'età. Prego, facci vedere, comportati bene. Speriamo bene. Ecco. Ha delle manate allucinanti. Ha fatto strike. Ha fatto strike. A questo punto conclude qui la trasmissione. Appuntamento alla prossima puntata. Me lo rimandate via da dove è venuto. Reggio Emilia, Parigi, uguale, mandatelo via. Si scioglie in pratica. Tu sei in ogni cellula. Tu sei in ogni parte dentro me. Siamo arrivati a questo passo importante, ritengo importante. Molto importante. Sì, anche perché appunto mi presenterò, oltre al fatto di avere finalmente 12 canzoni inedite, con questo album che si chiamerà, come lo spettacolo, Il Domatore d'Aria. Spieghiamolo perché Il Domatore d'Aria, perché è una storia fantastica. Cioè dietro a questo titolo c'è una storia veramente commovente e che dice tanto. Sì, allora... Oggi un grande amico, Claudio De Felice, e sua figlia Laura De Felice,
nel 2007 mi chiedono, dopo alcune date di Notre Dame, mi chiedono di essere una loro, tra virgolette, cavia nel cantare a servizio di bambine autistiche che sono affette da una sindrome di Rett. Continuamente, durante le loro giornate, loro hanno queste apnee continue dove chiaramente il sangue fa fatica a arrivare al cervello e ossigenarlo. Da lì nasce che cosa? Perché il domatore d'aria? Perché queste bambine, appunto, che hanno bisogno di tanta aria, in un certo senso tutto il giorno si barcamenano con degli spazi ridotti di aria. Ecco che queste apnee create tutto il giorno al loro cervello devono essere bravissime inconsciamente nel dosare l'aria il più possibile per riuscire ad avere una vita più lunga. Che tue emozioni tanto. E l'argomento che tratti è veramente ancora più toccante e molto nobile come gesto. Quindi noi saremo lì in prima fila e ci sarà tanta altra gente ad emozionarsi come sempre. Me lo auguro, ma anzi siete invitati, certo, mi auguro, vi davvero. Che ci facevi pagare pure il biglietto. Guarda che ho fatto in questo momento. Ti stiamo sopportando, ancora non sei stato percosso, perché no, di solito lui li tiene e io percuoto, siamo in due apposta. Tocca a te, Matteo, vai. A chi pensi quando tiri? No, non c'è niente di particolare, è che... No, qualcuno che ti è antipatico. No, ce lo puoi pure dire, che no. Ma no. Un nome a caso, Cocciante. Che pensi a Cocciante e tiri? No. Però abbiamo superato il muro dei 100, anche noi, Ecco. Sento più forte il cuore, vive la mia libertà. Volevo chiudere facendoti una domanda che mi ha colpito molto durante Notre Dame de Paris, una scena. Gringoire parla alla luna ed è un po' affranto per l'amore impossibile fra Esmeralda e Quasimodo. E in qualche modo chiede alla luna che questo amore possa sbocciare. Cosa chiedi tu alla luna artisticamente e nella tua vita di tutti i giorni? Partiamo con quella importante ma meno importante, nel senso che più importante è la vita. Artisticamente mi auguro di avere una carriera che non abbia un botto clamoroso, ma che abbia una continuità e possa darmi soddisfazione continuamente fino alla fine di quei giorni che mi permetteranno di essere decente come cantante. Quindi non mi auguro il botto, ma mi auguro una continuità più da poter godere di più giorno per giorno. Dal punto di vista della vita, cosa chiedo alla luna? Poter continuare a sognare, di non vedere le cose allontanarsi troppo nelle prospettive della vita, di riuscire a stare sempre vicino facendo fatica a prendersele, perché arrancare nella vita penso che quella sia il massimo per l'uomo, no? Cioè riuscire sempre a conquistare un qualcosa e sentirsi continuamente nuovo. E poi che questo giovi definitivamente, riesca a interrompere questo momento drastico, quello che è successo alla mia terra in questo periodo, e che in un certo senso aiuti più chi non ha più la casa, chi ha subito delle grosse perdite o comunque un terrore interno nel tremare dentro la propria casa, che si ribalti un po' la situazione, cioè che ricominci ad aprirsi una luce per continuare a sognare e ricostruirsi una nuova vita. Se sei la luna di questa terra, ascolta il grido di un uomo che si è perso, perché tutto l'universo non vale il suo amore immenso per lei. Grazie di tutto Matteo, sei stato stupendo. Grazie. In tanti hanno scoperto che oltre che bravo sei anche una persona splendida. Ringrazio io voi, perché è stata una cosa nuova per me, nuovissima, un'intervista così bella, spiccia, friendly, perché è stata una cosa veloce, è stata molto, molto frizzante, mi è piaciuta molto. Grazie infinite Matteo. A voi, grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Alla prossima!